Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Oggi parliamo di orsi, futuro e digitale. Molti di voi non sono iscritti al canale YouTube, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi, in questo modo ci aiuterete a crescere. Se siete interessati ad acquistare alcuni prodotti agricoli, ci sono i link in descrizione. Iniziamo! Negli ultimi anni, la fusione tra elettronica e digitale ha fatto grandi progressi nell'industria primaria, tanto da essere definita agricoltura 4.0. Pertanto, questi cambiamenti hanno portato a una tendenza crescente tra i produttori di trattori e attrezzature a controllare e gestire le proprie macchine attraverso hardware come smartphone, tablet e computer, e a registrare ed elaborare la grande quantità di dati telemetrici raccolti dalle macchine. Ha stimolato lo sviluppo di una varietà di strumenti digitali mirati a questo scopo. Centralina. Tecnologia unica Orsi ha sviluppato anche in questo senso le proprie soluzioni digitali e ora offre applicazioni come il sistema Orsi Connect, che funziona tramite l'omonimo portale elettronico. Ad esempio, combinando questo sistema con un'erroratrice LIB, è possibile monitorare i parametri operativi del dispositivo e specificarne la posizione, la velocità e la dose di applicazione. Inoltre è possibile monitorare da remoto la funzionalità dell'ugello e la sua configurazione, nonché i vari programmi di pulizia. Tutto questo viene fatto salvando ogni operazione per ripristinare i dati in futuro. Possibile anche la diagnostica remota con Orsi Futuro e Digitale. Un altro vantaggio per gli utenti è la diagnostica remota della macchina tramite il sistema Orsi Connect Telematics. L'obiettivo è ridurre i tempi di inattività e aumentare l'efficienza in tutta l'azienda. Infine, le funzionalità del sistema possono essere opzionalmente integrate con i dati delle stazioni meteorologiche per controllare la temperatura, la direzione e la velocità del vento. Si tratta di indicazioni importanti per effettuare i trattamenti fitosanitari nelle migliori condizioni possibili. Permette all'operatore di connettersi tramite Wi-Fi al modem Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Local Area Network, installato sul dispositivo e SmartCAN a bordo macchina. L'accesso è protetto da password e richiede l'inserimento delle impostazioni dello smartphone per stabilire una connessione. Il tutto per garantire che i dati a cui si chiede l'accesso siano protetti. Questo aspetto non è affatto secondario, dato che la sensibilità dei temi legati alla protezione dei dati è in rapido aumento con il proliferare di soluzioni digitali nelle operazioni civili, industriali e agricole. Tuttavia, un ostacolo psicologico all'adozione diffusa di queste tecnologie è il timore che i dati vengano rubati o letti da persone che non dispongono dei privilegi necessari. Consideriamo ad esempio il cellulare personale di un dipendente o di un cliente. Conforme agli standard comunitari, preoccupazioni, ovvero questioni di riservatezza, che hanno portato ad alcune riforme nell'Unione Europea volte a migliorare la protezione dei dati. Questo emendamento è entrato in vigore il 27 aprile 2016 ed è noto come EURGPD, o in inglese come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Italiano. Altre applicazioni offerte da Orsi sono mirate a operazioni specifiche e si chiamano AutoSelect, AutoSpeed, AutoLine, che aiutano a facilitare i compiti degli operatori e dei responsabili aziendali. AutoSelect, specifico per gli spruzzatori, controlla automaticamente fino a 16 profili diversi, garantendo così sempre il range di pressione ottimale e la combinazione di ugelli adatta, anche quando cambia la velocità di lavoro. La modalità AutoSpeed si avvicina invece all'attività di semina e massimizza la precisione in base alla velocità di avanzamento, anche quando cambiano le condizioni del terreno. Con la funzione AutoSpeed, la seminatrice trasmetterà al trattore la corretta velocità di avanzamento, quindi non sarà necessario adattarsi alla velocità specificata dal trattore. Controllato tramite GPS e adatto anche alle operazioni di semina, il sistema AutoLine calcola accuratamente la distanza tra trame adiacenti e garantisce che trattore e seminatrice seguano sempre la corretta mappatura del campo, evitando guasti al seme e semina. Minimo. Grazie per aver seguito il video, ci vediamo al prossimo AgriVideo.